Buonasera a tutti bimbi, quest'oggi prepareremo un dolcino che a noi livornesi piace tanto, è un dolce diffuso in tutta la nostra grande nazione, grande si fa per dire, e sono ceci, dall'altra parte le chiamano frappe, chiacchiere, come vi pare a voi, a noi Livorno sono ceci, punto e basta. Per fare un po' di ceci, diciamo un bel impastino, prendiamo 3 uova, la farina quanto basta, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di olio extravergine, 3 cucchiai di cognac, un pizzicottino di sale e lo zucchero a velo che servirà per decorare, per metterlo, per spolverare sopra i cenci. Iniziamo subito con la prima cosa da fare che è spaccare le uova. Mettiamo 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di olio extravergine, cioè praticamente per ogni uovo un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di olio e un cucchiaio di cognac e poi i nostri cucchiai di cognac, tutto verrà sbattuto che amalgamerà bene tutto l'uovo con tutti, ah mi scordavo scusatemi, anche il pizzicotto di salicchio, anche abbondantino. Continuiamo a sbattere finché il composto sarà bello omogeneo e via. A questo punto, quando sarà bello mescolato bene, iniziamo ad aggiungere la farina. Dopo che avete aggiunto un po' di farina, iniziate a impastarla. Prima aiutandovi con una forchetta o con una frusta. Frusta con le mani! E via. Così finché non sarà stata presa tutta la farina. Aggiungo un altro po' di farina dopo averla sciolta bene, quella che avevo messo prima, fino a rendere il composto lavorabile con le mani. Mi raccomando, fate un pochino alla volta se metteci tutta insieme, perché se no viene bello grumoso l'impasto. Invece con questa maniera qua rendiamo l'impasto molto più omogeneo, senza grumi. Allora, l'impasto è quasi pronto, vedete la farina non viene più presa dall'impasto, allora io prendo l'impasto, lo levo dal recipiente, ci levo tutto questo avanzino che fa sempre buono, non si può dare a nulla, ve l'ho già detto. Vado a mettere dentro l'impasto che andrò a lavorare su con un po' di farina per circa 10 minuti, così se vedete che manca ancora un po' di farina ce l'aggiungete, però dovete fare un 10 minuti questo lavoro qui, che abbia una bella lavorazione. Prendo anche un po' di farina perché sento che è bella umida e continuate così per 10 minuti fino a creare un composto bello liscio e omogeneo. Come vedete l'impasto è stato fatto, è sempre un po' umidino, deve avere questa consistenza qui, questa lucidità, se lo notate. Andiamo a mettere in un piatto, lo tappiamo con un canovaccio e lo teniamo per un paio d'ore nel frigorifero, dopodiché vi farò vedere tutto. Dopo 2 ore che abbiamo messo l'impasto dentro, ecco il nostro capolavoro, signori. Ecco l'impasto per i cenci, le andiamo a prendere. Stacchiamo dal nostro piatto, se ce la facciamo, mettiamo un po' di farina sopra il nostro tavolo di legno per stendere la pasta. Le tagliamo prima un pezzettino. Mi aiuto con un po' di farina anche sul mattarello. E la andiamo a stendere. La pasta deve essere bella elastica, bella morbida, come vedete, non deve essere non troppo dura, la schiacciate un po' dall'inizio, mi raccomando. Dopo aver steso bene la pasta di circa un paio di millimetri, noi ci andremo a aiutare con un attrezzino che tutte le casalinghe livornesi sicuramente tengano, che sarebbe quello per farci, la rotellina, io la chiamo la rotellina. Allora cosa facciamo? Incidiamo, facciamo delle striscioline. A seconda di come mi piacciono un po' più grossini, sono un po' ignorante io. Se volete potete fare anche una cosina così che è molto bellina nel mezzo, che si può fare anche questo lavorino lì, guardate tra, vi verrà anche una cosa carina durante la cottura, sia lo potete fare da una parte che anche da quell'altra. Mettete tutti lì sopra un po' di farina se non si attaccano.
questi li possiamo lasciare interi, dividere, come vi pare a voi, tutto sta nella vostra inventiva, nella vostra voglia di creare. Nel mentre fate questo lavorino lì di stendere la pasta, da una parte mettete un tegame con un litro e mezzo d'olio di semi in caldo, cioè lo mettete al minimo che prenda proprio calore. Poi quando saranno pronti tutti questi li andremo a alzare, aspetteremo un minuto che l'olio sia bello caldo e friggeremo i nostri cenci. Tutti stesi, tagliati, messi su questa tavola di legno per aiutarsi, e li andiamo a friggere uno per uno, guardiamo se l'olio è bello in temperatura, credo proprio di sì. Ne mettiamo non tutti perché sennò fate asino, quindi state attenti. Mettiamo 4 o 5 al massimo. Poi se ce n'è qualcuno vicino ce l'aggiungete. Abbassate un po' la fiamma, se no diventano neri subito e non cuociono bene, e le aiutate con un schiumarola, le rigirate. Se le volete qua più fini vi consiglio di usare la macchinetta della pestella della pasta, la mettete al minimo, vengono anche più fini, a me le galbanossi si chiede un po' così e nessuno mi dia nulla. Quando vedete che hanno preso un colorino bellino da tutte e due le parti come questo qui, andate a tirare su, eh? Questi due sono pronti, anche questi due. Già, colatele a modino, mi raccomando, eh? E poi, ultimo tocco. Appena tirati fuori, mi raccomando, metteteci subito lo zucchero a velo che impolpa anche un po' di olietto, lo tira fuori, tirate un bel così. E via così, fino alla fine. Ci sono gli ultimi tre ceci da scolare. Spengo il fuoco, tanto non serve più. Come vedete ogni volta che sfornavo andavo a mettere dell'altro zucchero a velo perché tanto la vita è tanta amara, un po' di zucchero fa mia madre, no? Eccoci qua, la nostra bella montagna di ceci pronti per ricarica, a gustare, a vi piacciono sempre, mi raccomando. Fateli così vi vogliono anche voi bene i vostri bimbi, se vi riesce fateli insieme a loro, così vi starete in rapporto più grosso secondo me. E ora bimbi, vado alle ciance, io non si va a mangiare, vi saluto e vi si dà un bacio. Un augurio a tutte le nostre fans e un abbraccio. E a maschi, niente abbraccio, un bel augurio.